Cosa ci vuole per farti svegliare? Dio solo lo sa. Io a mattina non mi volessi mai sosero, mi sento tutta spezzata. Allora, così mi vado stomaco. Tu la sera te ne vai a letto alle 9, ma sono con le 7:30. Hai dormito la bellezza di 10 ore e mezza. Non hai il diritto di lamentarti, e che diavolo? Non mi abbassa, signora, non mi abbassa. Ognuno tiene la natura sua. E poi, quando una cosa si comincia, si deve finire. Io la sera vado a dormire, ma la mattina quando mi venite a svegliare, non ho finito ancora. A te da muzzucata, da mosca zezze. Che maggiorisci, signor? Ma se fossi un'altra signora, allora sì, mi sono fatta una casa, tutte camere da letto. E invece sei nata cameriera, e si tutto su San Bresso, pierdo posto. No, no, non lo decido manco per pazziare, a verità. Io qua sto bene, oh signore è tanto buona, signora pure, dormo tutto quanto assai, solo voi pare che il letto va bruciato sotto. Abba pazienza, sa, vuol dire che mo per farti un favore lascia la casa in benovata. No, ma si pure pure, lo mettono come un'arma all'altro, se si morì in da pace l'angelo. Se non ci fossi io in questa casa. Guarda qua, va, guarda come sono venuta bella. L'altra volta, ti ricordi, Mari, quando si asciugarono diventarono la terza parte. E invece mo, guarda qua, va, pure le candele le ho fatte diventare dure, più dure delle steari che di prima della guerra. Mari, Maria, Mari! E ora? Scegli! Asciutate, capito? Mettete scarpe, mettete. Se tu non la finisci, io glielo dico a mio fratello e ti faccio perdere poco. Non lo dici, tu manco per pazzia. Te, figlio, te la tazzolina, te, vado a pigliare poche caffè, va? Mari, ma tu hai visto come sono venute belle queste candele senza po'? Veramente belle. Ah, guarda, qualche cosa di buono pure l'ha fatto. Io mi sono proprio perfezionata. Quasi, quasi aprirei un negozio. Oltre al risparmio c'è pure la soddisfazione, è così. Tu però l'altro giorno hai buttato il grasso della carne e non lo devi fare più. È peccato, te l'ho detto tante volte, bella mia. Tutti i grassi che restano, gli oli della frittura, li devi conservare. Ma vi da perdonare, signora, ma ti scordate. Va la pia porta, va, queste bichette. A dove sta, signora Rosa? Sta là. Donna Ro, buongiorno. Buongiorno. Ah, ti sei ricordato, eh? E se no, chi sono, sentivo a Don Pasquale. Quello ieri al giorno mi disse, se domani mattina non ti ricordi di portarmi le sorbe, è meglio che andrai tra il tuo palazzo. Allora, ieri sera, quando mi scordo una volta, mi ho detto, piatto in coppa la seggia, pirulito. La ricetta, così rimane, lo primo pensiero, quando passa che le sorbe. Ma no, no, sono al punto giusto di maturazione, ma che so, prete di zucchero. Bello vero, sa che piacere ne ha, fratello. E che si ha spesi? Hai ricordato tutto? No, no, questa è una nota che mi ha dato voi ieri sera. Riscontrate voi stessi. Se ci manca qualcosa, purtroppo non è colpa mia. E non voglio che la capo non è più quella una volta. Non voglio che la miseria, non voglio che la tarantella che faccio ogni giorno con gli inquilini. Ne, ma che brutto sonno che mi ha già fatto stanotte. Ma ve lo stavo ricordando. Stavo qua in cucina, seduto con passeggio vicino alla finestra. Chi mi ha appoggiato in campana da sedia? E ammonnavo i broccoli per la cena. Mettevi ci metelli intanto a tazzare il tiro, quando a un certo punto tra una foglia esce un vermo. Un vermo anche con la capuzzella nera. Ma guarda e morisce. E bravo, in modo causa tuoi sono rimasta senza casa. Non fa niente, stata buona. E a dove c'è il GT? A cagione, vado in chiesa, in ginocchio e prego. E aspettami, vengo pure io, ti accompagno. E così siamo usciti insieme. Quando a un certo punto è venuto a piovere. E allora ho vermo ma guardate il marito. È concreto. Ha preso un bel e ha visto. Poco dopo ci siamo ritrovati nella chiesa e ha
porta grande era chiusa, allora ben mamma ha detto... E io entro lo stesso, perché posso strisciare questo tavolo. E io? E tu riesci a fuori, e che c'è? Aspetta che si apra la porta. Ma piove. Piglia tu un braio e mi aspetta. Una goccia d'acqua che mi cadeva in testa sempre allo stesso punto. Dicevo, ombrella adesso sfumato, cioè adesso mi colpito. C'avevo lo sguardo. Era sano. Ma allora da dove viene questa goccia? Speriamo che arrivi ombrella, così chiudo l'ombrello, pensavo che a me e avanzava il passo. Quando a un certo punto la goccia è diventata una scimmiella di fuoco, mi ha fatto un buco in testa e si è intromesso dentro. Prima mi ha bruciato la lingua, poi lo stomaco, poi i polmoni. A un certo punto ci sono tutte strillate. Ma no, mamma. Ero coro, mica puoi non essere appucciato, sei uscito da dentro la faccia e sei messa a cuore. Fermati che davi, fermati, come campo senza cuore. A un certo punto, da sudare il sangue, la c'è girata con la strada e mi sono trovato, fermi, faccio una volta. Ma guardate il marito. Cosa fai? Vedi da stare con bella e spara a chi lo consente che sta saltando il bello in marcia. Ma bella sapete qual è? Che non appena l'ho sparato per sentire dove è andata una fontana. E allora per mio marito. Io sì. Marito? Io sì. Devo bere. Io non sono messa a bevere. Signor, che non era. Era sangue, bevevo. Che impressione! Certi sogni, come è possibile concepirli, io ancora non l'ho capito. Ma io sto ancora scossa l'altra notte. Io stavo in cucina e stavo sistemando a bordo la spesa come faccio il solito. Stavo mettendo le cose a posto come faccio ogni mattina. La bottiglia l'olio, l'insalata, la carne l'ha già sistemata in un piatto. Quando è bella e buona aggiungisse... Beh, a me non mi aggiusti. Ma sono girata attorno, povera, si c'esteva qualcuno. Non c'era nessuno. Ha già pensato, ma forse sarà la fantasia mia. Ma che? Roppa nata poco, nata vota stessa voce. E a me non mi aggiusti. Allora c'era avuto la porta la cucina per chi ci stava. E come infatti ci stava un capretto. Che appena mi ha visto, saluato cilindro, ha posato il bastone, si è sfilato quando si è pensato in da cucina e mi ha detto... Facciamo presto perché non ho tempo da perdere. Allora l'ha già pigliato e l'ha già messo in coppa tavola. Poi ha già pigliato un portiello e l'ha già squartato proprio come si fa con un capretto. Poi ci ha pigliato un uovo, ce l'ha già messa la vinta e l'ha già pigliato che patanelle, il pumarolello, l'olio, l'aglio, l'origano e l'ha già pezzata lì in fuori. La roba ci siamo trovata tutto quanto assettata a tavola, attorno a sto ruoto. Io facevo porzione, ma quello non era un capretto, quello era un picciolino biondo, che ricciolino, e che si spuzzolava un rotillo, che costatello. Ma questo è proprio saporito. Qui ci azzecca il bicchierotto. No, io non mi sogno mai niente. No, perché la sera che mi ricordo a mente è stanca e solito io lo so. Ragazzo sì, come? Nel ragazzo c'è un sacco di sogni. Ma sogni belli. Sogni che mi facevano venire voglia di andare a lavorare, di ballare, di andare a cantare. Sogni talmente belli che mi parevano spettacoli di operetta di teatro. E addirittura quando mi svegliavo facevo il possibile per addormentarmi un'altra volta e vedere il sogno come era andato a finire. Ma allora erano altri tempi, la vita era più semplice, le persone erano più genuine. Perché per esempio quando io ti davo un consiglio, tu lo accettavi volentieri.
non c'era, come dire, la mala fede, ecco, la mala fede. Allora, mo sono mischiati in lingua, è normale come si fa la finanziaria dei sogni, no? Andiamo ad andare, che ho da fare. Ah, e tu mi raccomando, sposa di presto, con un marito di fianco, i sogni te li fai color di rosa. Allora si sta sposando con donna rosa. Si danno rosa volesse, ti mandano un buon partito. Mica, va, ma è stato buono. E a te, vedi, cominciamo a preparare la colazione. E poi ti faccio vedere che a una alla volta vengono tutti quanti i monaci a convento. Ho prima Don Pasquale. Don Pasquale, il mio povero fratello mio. Ogni giorno dopo giorno sono sta scendendo in fuori. E che le sia dispiacere, signor Don Pasquale non parte, ma ancora paese sa vita voi. Ma ancora paese che? Ma quali sono questi dispiaceri? Che ne so, io dico per dire, ognuno ha dei dispiaceri suoi. E mio fratello non ne ha. Non ne ha. Fa una cosa, mentre io preparo il caffè a Pasquale, tu fai le uova sbattute e di luce. Prendi le due uova che stanno nella zupparella dentro la credenza e mettici quattro cucchiaini di zucchero. Ma che la signorina e il villone non lo piacciono. Non lo piacciono, sono da pigliare. Una ragazza di 18 anni che lavora come lavora lei, è quel genere di lavoro. Ne signor, poi non l'ho mai capito, ma che lavoro fa? Ma che vuoi capire tu? Che vuoi capire? Fa la stenografa. Quella fa certi scippitieri sulla carta. Capo, siccome si capisce solo esso, quando è dopo legge e scrive tutto quello che ha detto l'avvocato. Per esempio, no? Lo scippitiello così significa, signore e signori, non ci ha accorto, qua il fatto è serio, dobbiamo stare attenti tutti quanti. Ma trovo come fornisce. Conosciuto che lei killa. Guadagna bene e si sta facendo una strada. Senta, ma i biscotti è mia cognata. Stanno là sopra. Ma al signore pure lavora. E come, no? È con quel genere di clientela. E chi vuole sapere il passato, e chi vuole sapere l'avvenire, e chi vuole sapere se il tizio che sta in America e vive in morto, e se l'amante è incinta, e si fa mascolo, e si fa femmina, no? Io gliel'ho detto tante volte. Tu devi dire, io leggo le carte, queste, basta. A me non fa muri Don Pasquale, fa tu vostro, quando si mette fuori la sala, con turbante in capo e fa i tre clienti. Avanti, avanti, la luce nuova, la luce nuova. Signor Don Macchietto. E guarda là, va, è rinato un po', carino. E maccherone, può pensare che sono, mannaggia. Ma chi la signorina a così le piace una bruciata? Ma qua bruciata è bruciata, arroscatelli. Io non capisco come si fa a mangiare maccherone a prima mattina. Uè, quello è giovanotto, con la fama si cocca e con la fama si scende. Ma voi volete bene, vabbè. Come no. Quello è l'unico nipote maschio che tengo, che pavasso, poverino, sistemato. Ma che ti voglio dire, questa gioventù moderna? Buongiorno. Buongiorno, signor. Ma ti venivo a svegliare? Ho messo la sveglia sotto al cuscino. L'ho fermata sotto al cuscino stesso. Non ho dato fastidio a nessuno. Figuriamoci se Don Pasquale non l'ha sentito pure da sotto al cuscino. Quello pensa a voi pure quando torna. Sta sempre sul chi vive. E a me che me ne importa, peggio per lui. Che, prendete un poco di caffè. No, è meglio che mi misuro prima il vestito. Sì. Fate bene, se no se viene Don Pasquale non ho potuto fare più niente. Ieri sera ci ho fatto tutte le modifiche che mi avevi chiesto. Il mantello, l'apertura davanti ce l'avete fatta? E come no, è sta di là pure il mantello. Aspetta, qua la manica. Ha sistemato bene sto vestito. E come no. Bella, cava. Vedi, guarda. Un po' con l'arco. No, non ti preoccupare, quello che dopo lo stringiamo se è largo. Vediamo la seduta. No, l'apertura la devi fare dal lato sinistro, perché vedete, quando mi siedo metto la gamba destra sotto la sedia e la sinistra la porto avanti. Mi devi scusare, mi sono distratta. Tu però fai una cosa. Non è la stessa cosa. Volevo un bicchiere d'acqua. Io non ho messo un bicchierone così ieri sera sulla colonnetta, ve l'avete fondato tutto quanto. Hai sentito la sveglia? Ho sentito la sveglia. E questo fai, lo spione. Ho i nervi a pezzi, un leggero fuscio, niente mi fa saltare, non faccio lo spione. Sei venuto a controllare la forma del vestito. E secondo te non è il diritto? Non devo vedere come hai pensato di presentarti ai tuoi clienti?
Non mi devo rendere conto di che altri escogitate assieme a quest'altra ruffiana deficiente per far colpo su quei altri che vengono a consultare. E secondo te mi devo presentare vestita da monaca? Un poco di mordente ci vuole. Gli uomini si passano la voce. Già, andate, correte, andate a vedere le gambe e i semi della moglie di Pasquale Cimarone. Ma quali semi? Questa è fodera di setano. Ecco lor carne. Ma che significa? Tu state zitto, sono affari che non ti riguardano. Ah, allora te lo domando io, che significa? Significa che tu ti senti sulla portona dorata in fondo alla stanza, crei la penombra e il piano che sta di fronte a te se ne va di testa, se ne va di capo. Perché non capisci se quella è foglia di seta rosa o è carne vera e propria. E pensa quello che vuole dirti. Quando non ti conviene il mestiere che faccio, fai qualcosa tu e porti i soldi a casa. Madonna, che uomo, che vita, che vita! Mamma mia, che vita! Come è porti i soldi a casa e come faccio? Io sto finito lui. Non mi posso nemmeno girare dentro a lei. E vatti a riposare un altro poco, va, mettiti a letto. Vatti a soffrire, le merda all'inferno un altro poco. Non ti dimenticare le gocce, le gocce. Non dimentico niente. Ah, Pasquale, Pasquale. Kill, pure fornisce un manicomio. Un manicomio, va alla porta, va. Troppa confidenza a questa ragazza, troppa confidenza. Signor, è caldo saporito. Signor, è caldo saporito, non si deve sentire bene. Appena mi ha detto, ma li fanno assettare, si è seduto sulla sedia. Ragazzi, tu fa gente su questa proprio faccia. Oh, vogliere, dammelo una mano. Don Carlo. Carlo, venite, venite. Mari, Mari, aiuto. Mari, Mari, dovrà aiutarmi un muro come a me? Un muro come a me? Aiuto! 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 Ma va bene, bene, va bene, bene! Ma che fa? Ma che ne so? Ma perché non lo picchierà? No! E quello mi farebbe più male che bene! Ti sta tutto sudato, sto! Ma che è stato? Se posso sapere che è stato? Che ne so? Da un momento all'altro, mentre mi accingevo a suonare il campanello di casa nostra, voi lo sapete, noi abbiamo quella bella testa di leone di ottone. La teniamo pure noi la testa di ottone, la tenete tutto il palazzo. La tenete pure voi? Come no? Sì, però noi con le zampe sempre, lo teniamo pulito. E pure noi lo teniamo pulito. Non sono arrivato a toccare il naso del leone che ho visto tutto nero, come se fossi sprofondato 10 metri sottoterra. E la tromba delle scale, che mi giravo vertiginosamente intorno. E se non mi diceva a tempo alla ringhiera, andava a finire con la testa del bidone dell'immondizia che ci abbiamo fuori dalla porta. Quella stava pure aperta, guardate, ma forse avete un problema con lo stomaco. Ma si crede anche io. Che vi siete mangiati ieri sera? Che ho mangiato. Voi lo sapete, io sono di una parsimonia fantastica. Ma quello è mio fratello Alberto, che ogni tanto esce. Voi poi lo sapete, quelle donne in casa non c'è nessuno, no. Siamo solo noi, e chi le si Nicola quando ci ha dato i miei zuri di vini, chi le sa d'oro. Capirete che cucinare, oltre ad essere un fastidio, è anche una spesa inutile, tornerò tanta sorda, addosso picchia. Noi compriamo tutto in rosticceria, si risparmia e si fa più presto. Però ieri sera mio fratello Alberto uscì pazzo, tornò a casa con un pacco di mangiare e facemmo scasso. Compro 100 grammi di olio e un piede di porco. Ci mettemmo capo a capo, io un'oliva lui, e ci mangiammo tutti 100 grammi. Poi attaccammo il piede, e una parola io, e una parola lui, al be ti ricordi, Carlu come no, a stente rimasero le ossa del piede di porco. Capite? E che stanno mangiando? 100 grammi all'olio e un piede di porco in due. Vabbè, ma di sera cos'altro volete mangiare? Ecco che mi sono sentito male. Sono uscito presto per la prima messa, tornare a voglio sapere. E la prima messa non mi ha aperto mai, non mi ha aperto. Ed è successo quello che è successo. Donna Rosa, ho suonato il campanello di casa vostra. Perché poi se mio fratello mi vede così, quello si dispiace. No, avete fatto bene. Mi scuserete, ma per no, carità, Gesù, non siamo vicini. Quello che vi chiederei è un bicchiere di vino. Perché un bicchiere di vino mi rimette subito su. Mari, il mio fiasco. Ma roba, guarda qua, mamma mia, guarda che sono diventata, mamma. E che so? Sono i maccheroni di ieri sera. E li ho riscaldati perché quello a mio nipote gli piacciono. Ma si sono bruciati. E che facito?
E buttato? Mi sono distratta. Ah, e facitemi vedere un po'. Attenzione, piano. Questo è pulito, no? È pulitissimo. E io posso assaggiare? Assaggiate, prego. Accomodatevi. Sì. Hanno pigliato i fumi, hanno pigliato. Donna Rosa, sapete che sto pensando? Che se vostro nipote non se li mangia, me li mangio io volentieri. Sì, perché adesso se mi bevo quel bicchiere di vino a digiuno, fa finire che mi sento male un'altra volta. Ah, accomodatevi, Maria, pigli un panno una luce. Maria, pigli un pannuccio, ah. Pigli un pannuccio, ah, c'è un tuo pannuccio, no, Maria. Si mangia la sistemata. Grazie, Maria. Come va? 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 Guadagna. Guadagna. La campa. La signora Matilde pure la vuole. E ce le possiamo mangiare il mio fratello 2 ore la mattina? E no, che non ce le possiamo mangiare. Ma perché, scusate, don Carlo, voi non guadagnate facendo gli apparatori di feste? Donna Rosa. In mano al nostro padre, Tommaso Saporito, allora sì. Sì, perché vedete, allora se parlava una scimmia in mezzo alla strada, lì sai che si fittavano da Tommaso Saporito. Non si costruiva uno stabilimento di bagno a Santa Lucia se non si fittavano le tavole da Tommaso Saporito. Sì, perché allora era tutta un'altra cosa, perché allora per organizzare una festa di Danui che passi che si riunivano 4 persone, lui Danui asce e questo è tutto. Ma invece per organizzare una festa dei paesi ci vuole un ministero e un capo di gabinetto. O pesce rosso si mangia un piccerillo e di tutta la roba che lascia nostro padre, e vendi oggi e vendi domani. Ci sono rimasto qualche tappeto, un centinaio di sedie e l'occhio per chiagnere. Donna Rocco. Oggi grandi soldi, li fa chi non ha tanti scrupoli. Ah, gente onesta, donna Rocco, se muore e fammo. Scusate, don Carlo, ma con questo che voi venite a dicere? E siccome noi la mattina ci mangiamo, poi voi faccio a tutti, siamo gente di salute. No, ma chi sta dicendo questo? Ma non può pigliare, donna! Terra cotta, vogliamo scassare. Sì, ma c'è stato un maccheronazzo no, magari. Ma riporto quello che hai parlato, ma lo torniamo ora. È una sorta. Non me la negate, donna Ro. Prego, accomodatevi. Ai cane, che stessa, che stessa. E perché partite? Partiamo. Non lo so, mi hanno detto che è partito. No, e chi va? Don Carlo, è scorturato me la me. No, non andiamo da nessuna parte. Guarda, veramente, non lo so, che la gente rindo o palazzi, che la rindo che se è buona. Palazzo, non tu fai fatta su. Agiateci pazienza, mio fratello, sono 2 giorni che mi ha ordinato. Avete fatto buono che avete tolto da morte. Fino a me mangiavo tutto quanto, mi mangiavo. Io questo l'avevo capito. Donca, sentite a me, voi vi siete in dismal barbolezza. Maria, rapa porto, va. Donna te, ti stavo aspettando a te. Ma tu che dici? Sei seduto con le viscate. Ma guarda, Maria, ma nemmeno se il pensiero me l'avesse detto. Carina, Carina, come stai? Donna Rosa, Buongiorno. Ma che è successo? Mi sono sentito male per le scale e stavo cadendo. Io poi, non vedendo di tornare, mi sono impressionato. Ha già chiamato a Michela la coppa a loggia. Ci dite che, ma allora mio fratello? Dice no, che loro signorina è tornato. Dice ma da quanto tempo? È da più di un quarto d'ora. Allora capisci che mi sono meravigliato. Ma che è successo? Ma ora ti siete buoni? Sì, questo è un po' meglio. Ma guardate, se posta pure. Io pure non mi sento tanto bene, no. Ma sono scelata così male, sono scelata con una bocca impastata. Un caffè d'anno, là?
Chilio, si è mangiato un piatto e maccarono scarfato, un bicchiere di vino e tre sorbe, sta a posto. Basta, sì. Basta. Sì, però per oggi non mangio più. No. Ti sei sentito male, è meglio che ti mantieni di giro. Albert, che hai fatto? Tutto fatto. Denunzia firmata. Obbligatoria è andata a trattenere, fra 10 minuti saremo sul posto, arrivano in forza, circondano il palazzo. E Don Pasquale si è svegliato? No, non credo. Bravo, se la dorme Don Pasquale, bravo. E la signorina Elvira, il fratello, la moglie di Don Pasquale, pure dormono, sì. Scusate, è 7:30 mattina, in da casa la gente si dorme. No, vabbè, sì, lo so, ma siccome dovete partire. No, ma che è sta storia? Pure Don Carlo dovete partire. Pure Carlo, no, non dobbiamo andare da nessuna parte, dobbiamo partire. Si diceva ieri nel palazzo, diceva la famiglia Cimaruto, sanno fatte le valigie, sono fatte il mappatello. No, sicché non partite. No, bravo. Non dobbiamo partire. Abbiamo capito male, Carlo, che dobbiamo fare? Abbiamo capito male. Sicché la famiglia Cimaruta dorme tranquillamente, serenamente, spensieratamente. Ma perché? Vi dispiace? Me? No, sapete, ve lo dico così per dire, eppure sapete perché, donna Lo? Perché io sono contento, vero, quando a mattina, sono contento, vero, come faccio a dire? Ve lo dico così, ecco. Donna Rosa, sono anni che io non dormo. Ma voi la coscienza tenete pulita? La coscienza mia? No, la coscienza mia è pulita. Ah? Netta. Come un fazzoletto di mala ammaculata. E allora si vede che non vi sentite bene, Va visto la purga. No, non credo, no. Io se non dormo è per altre ragioni. Sapete come ha capo un coppo di cuscina la notte? Pensa per il pensare, stanca più dell'agire stesso. Quando morì nostro padre, ve lo ricordate? Tommaso Saporito, quanto vi voleva bene e quanto stimava la vostra famiglia. Morì tranquillo, sereno, perché pensava che tutto quello che ci lasciava sarebbe bastato a far vivere lungamente a noi, i nipoti, i pronipoti, a due. Ma si è arrivato a un punto che tu ti uscì la mattina e non so se arriva fino a sì. Dice, ma perché non cambi mestiere? Ehi, cambi mestiere. Un sistema nervoso che vale 3 soldi, non ci bolliamo, donna Rosa. Questa guerra ci ha distrutto il sistema nervoso, è il fisico che non ce la fa più. Ma voi scherzate, i bombardamenti, i fascisti, che scherziamo. Mi dovete credere, donna Rosa mia, arrivano certe mattine, ma così senza ragione, certe mattine che mi succede cucciarti in erba, che facesse scendere un paraviso in terra. Ah no, vabbè, ti ho pregato, non bestemmiare perché mi alza e me ne vado. Io non bestemmio, non bestemmiare. Buongiorno. Che è stato Pasquale? Vedi se mi può questa macchiacca ancora. Ieri mia figlia mi porta uno di quei cioccolatini caciri. Ci mettono morse, mi scura tutto un coppo barraggia. Da dammi. E pure la cravatta. Da dammi. Lo so, c'è E a che dobbiamo la vostra visita a quest'ora? Non mi impressionate, Don Pasquale. Quello Don Carlo si è sentito male per le scale. Io ve l'ho detto. Voi se ne vi curate questa debolezza che avete, ve ne andate all'altro mondo, ve ne andate... Speriamo di no, Speriamo, che cagano bambini, speranze. A porto. Figlio del povero caffè. A porto, donna Rosa. No. Sì. No, andate aperta la porta. No, scusa, voi eravate distratti da un caffè a vostro fratello. So, ma no, no. Ma vedete che qui solo può essere una notizia urgente, no? Qualcosa, chi è alla porta, avanti! Non ci stiamo nessuno. Mi sono sbagliato. Non avevo potuto ripigliare sonno, No, ma poi devo uscire presto, tengo l'appuntamento alla ferrovia. Allora partite. Andate a volta, no. Come? Partite. No, perché, scusate, ieri sera si diceva nel palazzo che la famiglia Cimaruto è stata parte, che se sarebbe partita stamattina. Abbiamo domandato a vostra sorella, la quale ha smentito. Voi adesso dite che andate alla ferrovia. C'è contraddizione. Allora partite. No. Parto. Non parto. Non l'ho detto. E già da ferrovia. Ma perché la ferrovia si va solo per partire? Tengo l'appuntamento alla ferrovia. Ecco, voi tenete l'appuntamento a Piazza Garibaldi. Voi si spiego, voi tenete la ferrovia.
Sapete com'è? A ferrovia ci stanno i binari, i treni, si parte, si può anche spatriare dalla ferrovia. Sicché voi avete un appuntamento a Piazza Garibaldi. Vabbè, ho capito. Don Pasquale, mi è una giornata rigida, non ci andate, non mi conviene, sentite a me, è andata là mia zia da pigliano colpi e fritti, che poi a Piazza Garibaldi hanno chiamato la Piazza dei Sette Venti. Oh Frid, ma chi vuol fare questa vaga? Ma scusate, ma la Gia Cuni vuol fare? No, ve lo dicevo così da amico, eppure perché alcune volte, Don Pasquale, sono contento quando così tengo un po' di tempo libero e mi posso papariare, come bello questo dialetto nostro, come incisivo, preciso, papariare, cioè fare con comodo tutte quelle piccole cose che uno magari ha sempre rinunciato. Che cosa ci dice? Non mi tengono pochi tempo, non so, sto quadro mi piacerebbe più nell'altra casa, allora piglio un quadro, un scaletto, un martello, e io, non so, questo tappeto mi piace più nell'altra stanza, piglio il tappeto e lo sbatti pana la foresta, oppure non so, quel mobile mi piace più nell'altra stanza e piglio, aspetta e tiro, scusa, si scorto un mobile, quell'allegria mattutina, ecco. E già la mattina, ma se fosse, io metto a cagnare i mobili per dentro la casa, ma per piacere. Addirittura, che da fare uno sfratto, no, piccoli ritocchi. Don Pasquale, alle volte basta spostare un mobile da una parete all'altra per avere la sensazione di abitare in una casa nuova. Io e mio fratello a casa dei mobili non ne facciamo troppo pace. Spostiamo sempre. Con una continuazione, sempre, sempre. Boh, per esempio, mo va a Cerino. Ogni volta che sono venuto qua ho avuto sempre in armi di dire per l'ambaggio, ma è lì, dico, fammi fare i fatti, mi chissà, padrone, che facci, tuffa. Boh, ci troviamo a parlare. Quel mobile, quel mobile là, Don Pasquale, quello non sta bene là. E te? No, è quello, quello è un bello mobile, quello là, è un bello mobile. Quello, il suo posto sarebbe quello là, vedete, ad angolo, tra una parete e l'altra, così, e bene, chi su chiappa, chi entra su chiappa di fronte, insomma, è un'altra storia, ti pare, se non mi calo, quello si Don Pasquale, vero a Dorichi, che è capace che si convince e vola a la scuola. Dammi una mano! Don Pasquale, no, voi non dovete fare niente, voi dovete sedere e dovete vedere come lavoriamo io e mio fratello, ma proprio con che delicatezza. Noi lo spostiamo, luogo a destra, luogo a sinistra, luogo a là, luogo a mettiamo là, se vi piace lo stiamo là, lo mettiamo là, Ma io ho studiato prima di mettere qua questa, sono cose di casa, ma facete una cortesia, ma per piacere. Da pazienza, oh mamma scuola. Mia! Non vi adirate, Don Pasquale. Il mobile non lo volete spostare, allora non lo vuoi spostare. Oh, credo, E non lo vuoi spostare, il mobile non si deve toccare. Scusate, ma quando mi sei venuta a casa vostra spostare i mobili? Io non ne c'è. E se venite me li faccio spostare? Perché in casa nostra si può spostare qualunque cosa. Voi venite e spostate. Sentite, non bene. I tengo una notata addosso che il Dio lo sa, non ho chiuso occhio. Ah, ecco, vedete, donna Rosa, e questo dicevamo prima con donna Rosa, dormire è diventato un lusso, vedete, donna Rosa, non dorma Don Pasquale, non può dormire, i pensieri sono assai, a capo un po' più cucina, a notte, bollo, e quello che c'è sta rindesce fuori. A me non mi esce a fare proprio niente. E se non dorme perché... Perché? Ma che ne saccia, perché... Perché è morto su assai. Su assai. Basta, su assai è morto. Su più è morto che è viva. Ci credo. E non è morta gente da quando è nato il mondo. Ma voi di quali morti parlate, Don Pasquale? Di quali morti state parlando, Don Pasquale? Come quali morti? Gente che muore perché ha da morire. Ah, ecco, voi dite i morti, voi dite quelli che muoiono naturalmente, cioè quelli che muoiono con la morte. Ebbene, quelli si mettono in pace e danno pace pure a noi. Ma gli altri no, Don Pasquale, gli altri no. Quelli che dovrebbero vivere ancora e che invece muoiono per volontà di un loro simile, cagli non se lo fanno, quelli restano e si nascondono, si mettono dappertutto, intorno a noi, in mezzo a noi, in dei mobili, in dei seggiole, nel legno dei mobili. Quando voto, io e mio fratello lo diciamo sempre,
capita alcune volte di notte, per esempio. Ecco, beh, di notte, Don Pasqua. Di notte, mentre così uno sta là, tra veglia e sonno, appena preso sonno, nel buio della notte, all'improvviso sentite fare... Ma no, chi è nella stanza? Coperta per là, chi è nella stanza? Chi è? Giusta nessuno. Allora giustifica la coscienza, dice, vabbè, quello è il legno del mobile che si è spaccato. Un mobile sta là, tanto anni si fa spaccare il legno, proprio in quello che è stato morto. È stato un morto che vi ha guardato, vi ha accusato, vi ha sfottuto. E io ve l'ho detto, che sono loro, sui morti, che si mettono dappertutto. Oppure per esempio, Don Pasqua, insomma, mentre alcune volte capita, mentre state a fare un lavoro, state in cucina, state scrivendo una lettera, no? Un lavoro qualunque, a un certo punto alla vostra insaputa alle spalle si apre la... Chi è? Avanti, chi è alla porta? Avanti, chi è? Chi è alla porta? Avanti! Non sta nessuno, poi va alzato, correte, girate a destra, a sinistra, dice, ma sta porta è arabo, ma come si è arabo questa porta? Poi lo giustifica di nuovo la coscienza, dice, vabbè, quella da sì, la porta si è aperta da sì, una porta si è arabo da sì, quello è stato un morto che va guardato, va minacciato, vi ha spottuto, si è fatto una risata, no, la porta, ed è sparito. Ve l'ho detto, sono loro, sui morti, si mettono dappertutto, nelle sedie, nei mobili, si mettono nelle giacche, nelle maniche delle giacche. Qui a mattina pulita un po' la giacca, non va riuscita a mettere, durate fatica ad infilarvi la giacca, io sono loro, sui morti. Ve l'ho detto, sono sottili, sono tenaci, sono persistenti, quelli si mettono dappertutto, si invizzano dappertutto, si mettono in dei cravatte, si mettono nelle cravatte, voi la mattina voi volete annotare la cravatta con una certa facilità e non ci riuscite, dici ma che è? Ma io la mattina un gesto, un quando mi hanno dato questa cravatta, ma stamattina che è? Ma che è successo? E chi è un morto che si è immiscato con la manella, rindono che la cravatta, imbroglio il capo sotto, il capo coppa, vi ostacola il movimento, vi innervosisce, la cravatta non va a facire, la cravatta non va a fare. Ecco perché non possiamo dormire la notte, caro Don Pasquale. Mari, ma la porta, vaga, più che la mattina c'è da ballare. Mamma mia bella. Ah, mamma mia, va. Annuncio, pronto. Non gridate, raccomandatevi a Dio, che è grande e misericordioso. A Dio, raccomandatevi a Dio. A me. Entra! Venite da questa parte, brigadetti! Stanno là in camera da letto, venite, va. Potete andare! Voi non muovete da qua, e tu vieni con me! Finalmente il sangue di un povero innocente diventerà fuoco eterno che scorrerà nelle vostre sporche vene! Addio, raccomandatevi a Dio! Grazie! Ma perché tu sai che cos'è la vergogna? Tu sei una carogna! E tu sei un assassino! Come tuo padre, come tua madre, come tua sorella, come tua zia, assassini! Brigati, questa è una famiglia di degenerati criminali. Questo immondo individuo con due figli di fronte ai quali avrebbe dovuto sacrificare ogni sua aspirazione per educarli al bene, assiste sereno e soddisfatta alle tresche provvisorie e occasionali di sua moglie, la quale con la scusa di leggere le carte e predire l'avvenire riceve clienti di giorno e di notte qua nel paese, nel video, è uno scandalo! Non ti agitare, tenga i documenti. Tenga proprio, perciò parlo. Io ho seguito ad una, ma ci ho fatto la spia e finalmente il sospetto è stato coronato dall'autenticità dei fatti. Brigadì, questo branco di iene, questi vermi schifosi hanno commesso il più atroce e raccapricciante dei delitti. Dopo aver attirato in casa loro il mio amico fraterno Aniella Mitrana, con l'arma di seduzione di questa donna l'hanno preso, scannato e hanno fatto sparire il cadavere. Noi! Ma Dio è grande e misericordioso e toglie i lumi agli assassini. Brigadiere, le prove, i documenti stanno qua in casa e so io dove. Portateli via a questi sanguinari schifosi, ma vengo io in questo con tutte le prove e i documenti e vedrete che di fronte all'autenticità dei fatti non avranno il coraggio di negare. Ammalati!
sono ce l'ha accattato. Sto ciolato. Credi, signor Cristo, sto ciolato. Una famiglia dopo tanti anni di tenuto congelato, gente per bene. Ci potevi capitare tu, ci potevo capitare. Ci potevo capitare chiunque. Ma queste prove, questi documenti, dove stanno? Qua. Stanno qua, in casa. Tu apri la faccia che ha fatto Don Pasquale quando io volevo spostare il mobile da vicino. Immobile? Immobile, hanno lavorato tutta la notte. Hanno fatto un buco nel muro, questo è il muro maestro, e ci hanno nascosto tutti i documenti. La camicia è insanguinata, una scarpa e un pacco di lettere, tra una corrispondenza tra quella prostituta e il povero amico mio, tu capisci? Poi se non volevano scappare, stamattina erano partiti e dovevano partire, hanno fatto tutto di fretta e furia, questo qua è tutta una bastocchia di fabbriche, cemento armato. Ma mo ti faccio vedere, dammi una mano, attenzione, dammi una mano, attenzione, dammi una mano, attenzione, posso? Vai, piano. Qua. Vabbè, qua è tutto asciutto. No, vabbè, qua, ma vedi più sotto, no, scusa. Vedi che è sotto. Vai bagnato, eh? Vabbè, qua è tutto asciutto. E deve essere bagnato. Hai venuto di asciutto. Aspetta, perché forse. Forse non è caldo. No. Sai com'è? Ma la capa. No, boh, si capisce. Una confusione. No. Sotto i carboni. Ma qua carbone, chi le dà la cucina a gas? Sì, quello che è. Qua nel palazzo c'è il gas. Tutto il palazzo, tutta la grande. Forse l'indoce è strano, tu. Forse? Forse. E mica se lui mette la gas sotto in gola, poi andiamo a vedere anche nella roba. Ah, già su note, Michele. Ma che dici? E mo! Ma così naturale, ma... E mo! Ma che bel sogno, che... Pigliamolo un bicchiere là. Come un sogno. Papà, mi devi dire un sogno così preciso in giro. Un sogno. Ma un po'. Guardate, quadro, seggi, calato di chiudere tutto sta roba.
Dunque, sì. Le sedie sono 450, comprese quelle che avete contato nell'altro stanzone. Sirico! Sirico, lui sta là sotto! Don Carlusta, vado, ma ci scansate per un miracolo! E lo dovete combattere, ma quello è vecchio! Ma l'ho capito, non l'ho capito che non dovete studiare! E che diavolo, voi ce l'ha detto tre volte, quello non risponde! Ma quello non vi può rispondere! Perché è muto! No, ma che muto! Non vuole parlare, sì, ci ha rinunziato! Perché dice che siccome l'umanità è sordo, lui può essere muto! Allora non volendo parlare, perché poi tra le altre cose è pure analfabeto! Esprime i pensieri dell'animo suo con le granate, e botto, e girato. Che le perciò a Napoli lo chiamano sparavirsi, perché i suoi spari non sono spari, ma sono versi. Non hanno vanno a sparare. Vanno a sparare. E poi l'ho capito. No, io già capito, no. Mio fratello capisce tutto quello che dice. Io capisco poche cose, che saccio, ma ad esempio, no? Dammi un bicchiere d'acqua, due tracchi in un fuoco a fuoco. Che non lo so, due tracchi intramezzati con una botta col fischio. Tenga appetito, un fuoio a fuoio, due tracchi e una botta col fischio. Ma lui va a sparare. Sparare. E invece vostro fratello capisce tutto. Capisce tutto cosa. Certe volte si fanno delle chiacchierate talmente lunghe che qua dentro mi sembra la festa del campo. Ma cose pazze. Poco fa, io è venuto un signore a ordinare dei fuochi d'artificio per le massiche della luce. Avrebbe speso qualunque somma, invece non signore. Ha detto che non poteva, perché sta preparando un bengale verde per la sua morte. Verde? Perché va un po' verde? Che mi faccio vincere? Perché dice che verde è il segnale di via libera. Sì, perché l'uomo è libero soltanto di morire o stravagando. Questo è tutto, che ha da trovare. Aspettate, non Carlo mi ha detto sparavirsi. Sparavirsi. Sì, è comune, chi l'ha conosciuto? Chi l'ha conosciuto? Le sedie sono 405. Don Carlo, che ne sono tutto scassato? Oh, io veramente faccio. Io vero faccio. Ma non so, mi dica, queste sedie. Furono costruite dentro l'annunziato quando si lavorava con coscienza. Tommaso Saporito, mio padre, quando parlava di queste sedie, qualsiasi cosa teneva in testa se la toglieva. Se teneva il cappello, si toglieva il cappello. E se teneva la coppola, si toglieva la coppola. Don Carlo, ma mo cappella la coppola, ma che c'entra? E le volete pagare meno di 50 lire l'uno. Allora, Don Carlo, andate a Piazza Francese, chiedete chi è Cicillo Capatangelo, figlio di Nannino Zupparelli. Scusa, voi ve ne venite qua 50 lire l'uno. Sentite, Caparà, che se valutiamo tutto il materiale pezzo per pezzo, bene, se non facciamo proprio niente. Sentite, Sapori, a me mi piace perdere tempo, va bene. Quando vi sarete deciso? Se succede una cosa che... Se succede quello che dite voi, mi mandate a chiamare, mi la carretta, carra carro, e vi do 50 biglietti da 1000 lire, una coppa. Ma io no, scusa! Ma là solamente per strisce i tappeti che c'è stato! Don Carlo, ma qua strisce i tappeti perché ne sono quattro pezzi vecchi e tarlati! Capo, non si sapeva se si chiama povera che c'è stato o poi sputazzi che ci me lo si vuole! Che c'azzecca! Che la povera sarebbe, sputazza se l'ha! Facciamola la mano! Ma venite qua, scusate! Ma guardatemi! Guardate che si... Guardatemi, Don Carlo! Allora, io me ne vado a capire certa roba che mi interessa veramente solo a Salvatore Rosso. Quando vi sarete deciso? Meno di 250.000 lire la roba non esce. Ma Carlo, ma quale 250.000 lire? Un soldo più di 70. Ma sei a dove venne, camera? Anzi, no, facciamo 75.000, se no lo camera ti chiamavo. Ma io a dove venne? Che ne so, quattro scartapelle, a poco fanno un milione. Scusa, ma che hai che io sto andando a posto? Ma io posso fare un gioco? Ma se mi sento così, e poi faccio una fama della gente, che è la gloria a Gia. A Gia, le stesse mani a Cocruno.
albergo, frato Pini. E che hai fatto? Che hai fatto? Ho fatto quello che era mio dovere di fare, poverimmo che succede. Poverimmo che succede. Quando ho visto tornare la famiglia Scimano mi sono meravigliato. Don Pasquale aveva la faccia del morto. Ho domandato Don Pasquale, beh, non mi ha risposto. Solo la moglie mi ha detto, oggi non ricevo. Però quando ho preso un funerale, Don Pasquale avanti e tutta la famiglia dietro, hanno seguito le scale, hanno avuto la parte e si è chiusa. Vabbè, ma tu hai parlato con il commissario? No, non avevo già dichiarato che non avevo né prove né documenti. Io ho dichiarato un fatto che forse non esiste e che non mi ricordo se mangia sul noto o no. Ma come? Tu non sa ricordo se la cosa sarà sul noto o no? Non ricordo, caro, non me lo ricordo. Il puro commissario ha detto la stessa cosa, ha detto scusa, ma voi fosse un pazzo. Beh, aveva ragione. Poi sai come? Mi hanno fatto aspettare più di 2 ore, un freddo facevo là sopra. E mi hanno detto potete andare, sperate che è passato un guaio così così. Beh, scusami, che significa un guaio così così? Allora, sì, napolitano, no, così così, non tanto grave. Ah, ma non vuoi sempre un passo, ah, no, però? Sì, certamente. Io credo che il guaio più grande lo passate quando la famiglia ci morde sta che state tornate e che state qua. Che vuoi dire? Che voglio dire, Che se fossi io Don Pasquale Cimmaruta, lo facesse una macchiata con tutti i sentimenti. Sì, questo l'ho pensato anch'io. E io pure. Sì, sì, allora pensato. Siamo tutti d'accordo. Sì, Dragos, Michele, tu mi hai visto fanno piacere, sto stanco, non mi posso, manco mo. Tu dovresti andare a Vicolo Lammatà, numero 15, terzo piano, e domandare se alla signora Mitrana se il marito si è ritirato ed è in casa, perché così si può chiarire tutto, no? E allora mo ci va, chi è che ti avvicina? Ah, però qui mi raccomando, non uscite, che se Don Pasquale per chiappo per scale, chi devo fare? No, ma no, se lo avanzi. Vabbè, ma aspettiamoci, stiamo a sentire, per piacere. Ma che mi dici? Aspettiamoci, siete con me. Accomodate, il brigadiere. Oh, brigadiere? Ti è venuto arrestato. Io sono uscito alla coppa. Buongiorno. Permettete che mi assetti, sono stanco e non mi firmo neanche io. Prego. Dunque, Don Alberto, la faccenda si è complicata. Hai visto? Io te lo dici! Tatta zitta, fammi sentire. Si è complicata perché ora non dipende né da me né dal commissario, ma dal procuratore della Repubblica. Mamma mia, che è qua? Che è qua? Lo fa sentire. La denuncia firmata sta in mano a lui, ma due suoi casi. Se vi consideri buona fede, vabbè, quello vi lascia stare, come ha fatto il commissario. Se entra in sospetto, spicca il mandato di cattura, io vi devo arrestare. Ho capito, Don Brigadier, vi devo arrestare, ma qua sarebbe bello. Uno si può fare nemmeno un solo. Don Alberto, sono sì, ma non qua stichetti. Voi poi prima di tutto non siete sicuro di aver sognato. E d'altra parte, mille motivi possono avervi spinto a commettere il reato di falsa denuncia. Non stiamo prendendo informazioni su questo Aniolo Amitrano. Chi è, chi non è, se esiste, se è morto veramente. Potrebbe darsi anche il caso che voi, spinto da un impulso di giustizia, avete fatto la denuncia e di fronte al fatto compiuto avete avuto uno degli assassini, avete inventato il fatto e mi ricordi, No, brigadiere, io vi assicuro, ad ogni modo. Non c'è bisogno, ce ne assicuriamo noi. Allora, vabbè, io sono venuto per dirvi una cosa, non vi muovete di casa, prima di tutto perché state a disposizione mia e perché poi so che se il figlio è Cimmaruta, sa che non state qui, mi mandano a appoggiare altri. Brigadier, scusate, ma la famiglia Cimmaruta, oltre al fatto che possono prenderlo e ammazzarlo, legalmente possono fare qualche cosa? Aspetta, o legalmente o ammazzato, no? Credi che possono fare tutte e due le cose? Ah, o legalmente o ammazzato. Ma è naturale! E se lo chiedete, tu spassi la famiglia Cimmaruta. Guarda, se la famiglia Cimmaruta si costituisce parte civile, chi le possono richiedere i danni morali e materiali? E i testimoni ci stanno. Ah, oh, immorale e immateriale. E la pena che deve prendere, di quanto ne scusa? Dovrei prendere. Proprio questo non ve lo so dire. Mo dipende tutto dal procuratore della Repubblica. E chiuso, non lo conosco. Allora ci siamo intesi, Don Alberto, non vi muovete di casa. State buoni, mica. Così se mi devo arrestare, non per tempo. Quei ragumi che la matare. Ci siamo inguaiati, inguaiati, distrutto, tu capisci, distrutto? Sì, Gallone, la fama santa, alla fine io l'ho fatta finì bene, no? Alberto, ma allora tu sei un incosciente che veramente non si rende conto di niente. Capisco l'ottimismo, va bene, ma fino a un certo punto. E allora nascondiamoci la verità, diciamo che è tutto bello, tutto è color di rosa, e facciamoci piovere addosso. Io ho il dovere di aprirti gli occhi perché sono tuo fratello. Alberto, sotto processo. Albeo, procuratore della Repubblica. Albeo, falsa denuncia. Qua se i fatti si mettono male 4-5 anni, non te li leva nessuno. Ehi, Carlo, 4-5 anni, beh, a chi ha già scannato? Se no non mi avrebbero rilasciato, no? Fanno indagini,
fanno finta di niente per fare indagini e scoprire. Sì, 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 questa è la tattica loro. Ti hanno rilasciato sul signore Pei, ma come ha detto il brigadiere, non vi muovete di cazzo. Albert, qua il fatto è grosso soprattutto per me. E tu che c'è? Io per il fatto specifico niente vorrei vedere. Non faccio tutto caso e chiesa, faccio. È grave soprattutto per me, perché tu capisci oltre allo strazzo che significa avere un fratello sotto processo. Albert, qua ci sta pure il fatto morale. Carlo Saporito tiene un fratello in galera per calunnia. È la fine, Albert, è la fine. E qui sa quali saranno i provvedimenti. Sarà interdetto dai pubblici uffici. Evitato da tutti. E io con te. E allora che dobbiamo fare? E allora, frate mio, no. Io ho pensato di mettere le cose in giro da poterci difendere come meglio crede. Ma hai pensato a qualche cosa? Ma stava a ne parlo, frate mio, sì, ma frate, no? Vabbè. Che? Ma ci sta un capitaluccio. Un poverino. Che appartiene a me e a te. E allora io ho pensato, no? Di scrivere questa carta dove tu dichiari che durante la tua assenza non è specificato di che natura. No, no, non è specificato, lascia stare. Io posso disporre di questo materiale come meglio credo. Perché ho pensato, se mi vengono a chiedere delle sedie per una festa, che faccio? Vengo in carcere da te e dico, beh, tu permetti. Capisci che significa avere un fratello in carcere? Posso reservare i soldi da un momento all'altro e... Che andiamo bello, frate mio. Firma su. Dici la verità, io non credo che il fatto sia così grave. Dici la verità, io tengo un bel presentimento, mi sento sereno di spirito, ecco, dai, lascia stare, non la letto. Allora, chiari, niente. Se tieni un buon presentimento, se ce l'hai, allora vuol dire che io sono un esagerato e non ne parliamo più, vai. Barbara, calluma, non tu si sembra così, va, non cantare. Ma chi dai che sei esagerato? Ah, mamma mia, sto soltanto dicendo che si deve riflettere, si deve, ecco, meditare sulle cose. L'ha detto, Albert. E come l'ho detto, Carlo. Su carattere tuo, su scettini, non mi faccio la pace, non potete più di colpa. Sto dicendo, vero, perché bisogna aspettare, bisogna meditare sulle cose, non so, approfondire prima di prendere un provvedimento. Facciamo che da un momento all'altro ti resti con le mani attaccate. Te la devo portare una camicia pulita. Quattro arance di Natale te posso mai far mancare. E un pacchetto di sigarette te l'ha già portato. Tu stai a ridere tu. Io sto capo. E iato. Io ho il dovere di pensare a te. E se tu non firmi con le buone, almeno ti faccio firmare capo. Sei capito? Ma che forse, caro? Ma qua forse? Ah, forse, io non firmo, come non firmo. Né con le buone né con la forza. Da, sia ben chiaro. Ma fammi prima arrestare. Fammi prima arrestare e ti prometto nel momento stesso in cui mi arresti mi piglia la carta della firma di nome di Gesù e tutto il patrimonio. Con pieni poteri. Con pieni poteri, ma fammi prima arrestare. Ah, se lo sarebbe bello, prima io prendo lo serpe e chiamo a San Paolo, prima lo serpe e poi chiamo a San Paolo, sennò che succede? Ha mai chiamato a San Paolo, lo serpe non l'ha mai visto, ci troviamo su San Paolo e mi dice che ne faccio. Ma tu guardi che cosa mi doveva capitare, tu guardi che mi doveva capitare. Io mi vado a sognare un fatto che non so se me lo sono sognato o no. Ma con un'evidenza di particolare, ma io a Don Pasquale ci ho fatto la spia. Ma ci ho fatto la spia, c'è poco da dire. Carlo, io ho visto il posto dove hanno nascosto i documenti, la camicia insanguinata, un pacco di lettere e una scarpa. Capo, non erano una camicia insanguinata e una scarpa? Ah no? Eh no, chi le sa come...
è la sovrapposizione di immagini, una confusione. Perché? No, non so, non era una camicia insanguinata in una scarpa, non... Mi pare che era una sciabola e una bilancia. Alfe! Ti voglio approvare lì con una sciabola e una bilancia. E io gli ho fatto quel guai, quella figura, perché mai ti ho creduto? Ma chi può chiarire il mistero dei sogni? Ma chi ne sa venire? Questa è la sciabola, la bilancia, non so, questo desiderio di giustizia, di vendetta che noi abbiamo, insomma, la sciabola, la bilancia, lo... Mi fece male quel piede di porco di ieri sera, ma... Io credo, sto mangiando tutto tu, ho mangiato. Mi pappa dite, da genitro cuore ne vuote, lascia stare, pigliamoci un fornello a spirito, ci mandi cucinare una minestrina calda, sta roba gelata un po' posto. Ma dai, ma cattà, me ne scelgo io. Caro! Che ti aggrappo da me da Piazza Francesca? Che? Me lascia su. Ma come ti lascia solo? Tu ti chiudi te. E che con una spallata a otto non te la vogliamo. Ma che stai dicendo? Ma chi le cimaluto stanno in bestialiti che se si arrivano fino a Cancoppo mi grassano, capito? Ma fate un uovo nuovo. Ma come ti fanno un uovo nuovo? Tu ti chiudi. Ma quali chiudiamo? Sto per cortesia, io e te siamo fratelli, no? Ci diamo coraggio, eh? Se non ci aiutiamo, i cimaluto sono le scale. Sono in bestialiti. Ti va. Capite, va. Facciamoci coraggio, che diamo? Forse è meglio se mi porto questo. E portarsi che incontro ci parute per le scale. Allora io. Chi lo voleva la marto scassa capa, caro? Siamo gente di bastoni noi. Chi diceva bastone non lo portisci, ce l'avevo portato. Quella è una provocazione. Ah, è una provocazione. È una provocazione. Ma disarmata. Ma andate disarmata allora, però devo scendere. Devi andare a. Sì, tengo l'appuntamento. Ci vediamo fra poco. E riuscire per forza. Tengo l'appuntamento, lanciare. Fambres. Ma mette paura. E ti dico, non avete sentito? Sono stato in questura e mi hanno interrogato, ma lungamente. Poi mi hanno rilasciato e hanno detto che poteva andare, ma prima che succede. E questo non può succedere, state tranquilli, anzi dico. State tranquilli. Massimo starò in guardia. Grazie, Zinico, grazie. Chi è? Sono io, Donna Rosa. Donna Roma, siete sola? Se siete sola apro, se no no. Sono sola, Donna Albè, sono sola. Scusate il disturbo. No, ma che disturbo? Non capisco cosa si voglia da me a quest'ora. Dopo l'incidente di stamattina, figuratevi che quando siamo tornati a casa eravamo così stanchi che non abbiamo avuto la forza neanche di cucinare qualcosa da mangiare. In casa c'era solo del latte e allora ho pensato una buona tazza di caffè e latte caldo è quello che ci vuole e quello ci siamo presi tutti quanti. Poi mio fratello si è messo a letto, sta riposando poverino, mia cognata pure e allora ho pensato di portarne una tazza pure a voi che avete avuto il nostro stesso trapasso e sicuramente non vi siete preso neanche un bicchiere d'acqua. No, mi posso fare la comunione. Donna Rosa, ma voi non siete arrabbiate con me?
Don Alberto, ma che dite? Io arrabbiata con voi! No, non mi dovete credere, donna Romi, dovrei trovare sottoterra per quello che ho fatto. Una famiglia dopo tanti anni ritenuta gente per bene, non mi dovevo permettere di sospettare. No, ma non lo dite neppure, mi fate dispiacere, voi. No, ma figurate. E anzi, chissà la paura che vi siete preso voi nel farvelo. Sì. Un sogno come quello ti butta giù, lascia tutto scosso. Sì, avete ragione. Ci vuole pazienza. Dovete avere un poco di pazienza. Prego, accomodatevi. Grazie, non vi vorrei disturbare. Oh, ma che disturbo. Grazie assai. Sì, accomodatevi. No, grazie. Grazie a voi. Il siccano non merita niente. No, per carità, ma non dite così, mi fate dispiacere. Prendetevelo, quello è ancora caldo, e lo riscaldate. Grazie, è caldo, sì, grazie. Don Alberto, scusate, ma io vi volevo domandare una cosa. Dite, donna Rosa, dite. Con me potete parlare, io sono una donna anziana e ho sofferto nella vita. Questi occhi miei ne hanno viste che ne hanno viste. Don Alberto, ditemi una cosa, ma voi siete proprio sicuro di aver sognato il fatto? Come sarebbe a dire? Mio Dio, dammi la forza di andare avanti. Donna Rosa, dite a me. Dico a voi, vi pare facile, per carità non vi pigliate collera, ma al giorno d'oggi non si può avere fiducia di nessuno. No, donna Rosa, Don Alberto, ditemi. Voi, non lo so, sarà perché i nervi scossi vi fanno vedere le cose sotto un altro aspetto. Ma voi mi dovete credere sulla stima che vi porto. Ci sono certi giorni che io aprirei la finestra e mi butterei di su. Ma non lo dite nemmeno per gli scherzi, donna Rosa mia, ma che dico? Don Alberto, io tengo solo a quel nipote e io, per Luigino mio, mi farei fare a pezzi. Quello si vuole occupare, ma non trova niente che va bene per lui. La gioventù di oggi e con la disoccupazione che c'è sta oggi, trovo posto. Che ne so, forse effettivamente sarà come dite voi, sarà questa gioventù moderna che non crede più a niente. No, non crede, ma è colpa nostra, donna Lopo. Quale esempio abbiamo lasciato noi loro, ma figurate. E poi certe volte mi dà certe risposte così tossiche, acide, scontente, non è mai contento di niente. Voi avete detto che il fatto ve lo siete sognato. Ditemi la verità, ma siamo solo io e voi, Don Alberto, ditemi la verità. Ma io ho detto la verità, ecco, il fatto me lo sono sognato. E se non è vero, e se non avete consegnato i documenti per paura, o per pietà nei confronti di una famiglia che ha avuto una simile sventura. Ditemi la verità. Mio Dio, mi perdoni se quello che sto per dirvi non mi strazia il cuore. Don Alberto, se il vostro amico, come si chiama? Amitrano. L'ha ucciso mio nipote. Una cosa mia, no? Non è possibile, no? State tranquilla. E se voi avete i documenti che possono provare il delitto, sicuramente non vi mancheranno le prove per accertare il responsabile. Che vi posso dire, donna Alberto? Ricordatevi di quello che vi ha detto questa povera donna. Io tengo solo a quel nipote maschio. Accusatemi. Ma io non accuso nessuno, ve lo dico, è stato un sogno. Ecco, è stato un sogno. Ma è stato un sogno. Sì, è stato un sogno. Sì,
È stato un sogno, sì. Scusatemi, ma adesso voglio scendere. Voglio andare dal friggitore a comprare qualcosa da mangiare. Non c'ho proprio la testa di cucinare. Porterò qualcosa pure a voi. No, ma lasciate stare, donna, c'è stato un sogno. Sì, è stato un sogno. È stato un sogno? Un sogno, sì. Vi porterò 2 zeppolelle, 4 scagliozzi, un po' di pesce fritto, una buona vicina e sempre una benedizione del Signore. È venuta donna Rosa, la sorella di Don Pasquale. Di latte e caffè, se la volete un poco pure voi. Chi è? Sono Elvira Scimmaruta. La signorina Scimmaruta. Zia Rosa se n'è andata. Sì, è scesa dal friggitore a fare un poco di spesa. Avete 5 minuti? Vado a vedere dal buco della serratura. È vostro fratello. Come faccio? Non ho detto che venivo da voi. Ma lui perché è venuto? Ha detto che non sarebbe uscito. Beh, che facciamo? Che facciamo? Io vado di là. Fatelo entrare. Quando se n'è andato mi chiamate. Sì, però fate cosa? Chiudetevi nell'altro stanzone. Non uscite finché non vi chiamo io. Va bene, sto andando. Dovete dire qualche cosa. Ecco qua. Voi non sapete parlare. Siete troppo antico. Ah, sono troppo antico, ho capito. Beh, e allora fatemi capire una cosa. Se io sono troppo antico, con la gioventù moderna, come devo dire? Se dice un beh, si mette anche un punto interrogativo. Ah, ecco, essenziale, senza sì, perdite essenziale, di tempo, ho capito. Sì. Beh. Dunque, ascoltate. No, aspettate, voglio capire se ho capito bene. Aspettate. Perché se io ho detto un beh, allora vuol dire che la mia intenzione è di ascoltare. Dire dunque ascoltate è inutile, no? Già. Io sto qua per dirvi questo. Aspetta, questo pure deve essere inutile. Sì, è normale, perché se siete venuto qua una cosa o questo o quella me la dovete dire, no? Mi state scottendo? No, mi sto aggiornando. Niente, non possiamo andare d'accordo. Se non morite voi non c'è scampo per noi. Un po' di pazienza, morimmo tutto quanto. Io sono uno sbandato e va bene. No, ma che hai chiesto? Non è il caso di discutere per colpa di chi, ma in relazione al fatto dell'omicidio io ho dei sospetti. Ah. Sento il dovere di parlare, perché ove mai vi decideste di presentare le prove, non sarebbe giusto che venisse qui a porto tutta la famiglia. Ah. Il vostro amico l'ha ucciso mia zia. E lo dite con questa semplicità. E come ve lo devo dire? No, dico con questa semplicità, dite, lo sta dicendo con questa semplicità. Mia zia fabbrica sapone e candele in casa, in una stanza che entra solo lei e mia sorella. Le conseguenze delle conclusioni tra le voi. Cioè, vostra zia fabbrica sapone e candele in... Cioè, ma no, sapone e candele. Sapone e candele. No, state capendo quello che state dicendo, sapone e candele. Sapone e candele, sapone, sapone e c'è anche mia sorella, già ve l'ho detto prima. Sapone e candele. Cioè, ma voi siete sicuri di quello che state dicendo? Siete sicuri?
Siete sicuri di quello che state dicendo? E voi? Siete sicuri di aver sognato? Ma io non vengo però. Ma non mi faccio. Non tengo documenti, mi dovete credere, non tengo. Ma anche io volete raccontare? No, ma io non ho documenti, non ho prove. Io sospetto ce l'ho, ora regolatevi come volete voi. Oh, suono, no, suono, saporì. Picca di una casa piena, sapone e cannelli. Sapone e candele, cioè un morto in due sapone e candele. Si ricorda? L'umanità ha perduto ogni idea. Mio figlio è uscito e mia figlia pure. Mia sorella Rosa è scesa per un poco di spizzi. Ed eccomi qua, non vi farò perdere tempo. La mia storia è più breve di quella dei miei amici. Quando sei in casa parlo, ragioni, mi sembra di impazzire. Avevo bisogno che qualcuno ascoltasse, sentisse. Non posso essere sempre io ad ascoltare. Non si capisce, ogni tanto abbiamo bisogno di... Ma accomodate, abbiamo bisogno di una persona che ci ascolta, ci parla. Avete ragione. Si fa presto a giudicare. Quando uno piglia giù, è già qui. E quello è così, quell'altro è così, così, così. Giusto. Ma come fa a andare a dire uno è così e l'altro è così, così, così? Oh mamma mia, io se mi ricordo della mia infanzia mi faccio le croce con la mano sinistra. Quel bambino baffuto che cerchi il fischietto preso al cordone della giubba e che fa i capricci perché ne passano davanti a pintare con la sfogliatella frolla sono io. E sono sempre io quel giovane di 16 anni che torna a casa tutto allegro gridando papà, papà sono ragioni. Ehi, sì tu, sì tu la figura scena di oggi, sei tu che scendevi sempre più in basso, senza calcolare che gli ultimi cadini della scala sociale le aveva già scese. Don Pasquale, ma mettetevi qua, voi siete in uno stato di abbattimento che è qua, mettetevi qua, Don Pasquale. Sono stato travolto dalla vita. E chi non lo è stato travolto, Don Pasquale? Ma non era così, credete, non era così. No, non eravate così. Mi sono sentito torturare per non indovinare qual era la vera condotta di mia moglie. Avete sospettato della signora? Ma ingiustamente, Don Pasquale, che la signora in tuo quartiere ha portato su un palmo di mano, non sapete mai chi è me, scusa. Avevamo praticato un nascondiglio in casa, all'epoca dei fascisti e dei tedeschi. Si spostava l'attaccavanti, usciva un quadrato di 1,5 metri di 60 cm per 60 e portava in un quadrato di 1,5 metri per 1,5 metri. Ah, ecco. Una specie di casotto per il campo. Ogni tanto mia moglie mi diceva, mi hanno avvertito che ti devi nascondere, sei ricercato come antifascista, stai rindano. Mi mettevo in nascondiglio, io con la burda a ammazzare le mosche col fiato, che poi mi è costata la disfusione cardiaca e non mi ha permesso più di lavorare, rimanevo nascosto. E certe volte per 3 giorni di seguito. 3 giorni? Mi portava da mangiare e io dicevo, ma chi è che si occupi di me? Ho avuto una telefonata, ma io non ho mai fatto politico, sono una vendetta personale, Pasqua. Io sai, mia moglie che faceva quando mi mettevo nel nascondiglio? Ma che aveva fatto? Finita la guerra. Non può che ha disfusione cardiaca, non può che l'altro dice che il Dio lo sa, certe volte mi fa piegare in due, non ho potuto più lavorare. Mia moglie una volta si divertiva a fare le carte per le amiche, viste le ristrettezze della famiglia, se le è messa a fare per speculazione. Cliente che vanno e che vengono, e in massima parte uomini. Ehi fuori all'ingresso, e che fanno? Ma perché non finisce sta seduta? Un pensiero mi dice guarda dal buco della serratura. Infatti dal corridoio opposto all'ingresso, che porta ad un tramezzo che divide la camera di mia figlia con uno di sbarazzo. Beh. Al centro c'è un finestrino. Salendo su una sedia ho fatto un buco di traverso dal quale posso vedere tutto. E avete visto? Non ho il coraggio. Arrivo fino al tramezzo e me ne torno in dì. Ma che vi vengo a raccontare? Voi sapete tutto. E l'avete detto così chiaro stamattina in quest'ultimo. Ma quello che avete detto può avere un fondo di verità che a me non risulta. Ma che addirittura mi tenere un assassino, no, Don Alberto. Le mie mani non si sono mai macchiate di sangue. No, ne scuola assassino, dopo scanco, Don Alberto. Tirate fuori i documenti. Don Alberto vuol dire che il colpevole paga, la vita torce gli uomini e le cose. Ma avete ragione, ma non era così, Don Alberto. Io sento ancora il profumo della mia infanzia e anche quando sto all'ingresso con il turbante in testa non mi voglio fare. Io vado giusto da fare, lui da fare. Eccolo qua il turbante di Pasquale Cimarù. Anche quando sta all'ingresso e pensa di cliente nella camera di sua moglie. Sente sotto le dita il fischietto del vestito alla marinata. Ho capito, Don Pasquale. Anche quando gridi rispettato il turno, sente l'odore della sfogliatella di Vintano. Mettiti il turbante, caro Cimarù, fai vedere come ti ha ridotto la vita. Avanti, signori, ma da morbesta illuminati di nuova luce. Sono indiano, non albergo. Pasquale Cimarù, fallo indiano.
Sputato un capo, sputato un po' in faccia, che non passo manco la capo. Scamazzato una sottene, che stanno mutando. Ah, sei venuto qua a sparlare di me, a fare il ridicolo con il turbante in testa. Mi ha ridotto una serva e nemmeno è contento. A furia di bugie e fiumi di parole porta avanti una famiglia intera e lui fa il geloso. E quando la sera verso le 5:30 finisco le consultazioni, se ne va. E la vedete più voi fino alle 4 alle 5 del mattino? Se ne va con gli amici. E di che va facendo? Ne potete sapere qualche cosa? Gioca. E quando non hai soldi per giocare commetterebbe qualsiasi cattiva azione. Io? Sì, tu. Dove sei stato 2 notti senza tornare a casa? E perché hai fatto la faccia bianca e non hai avuto il coraggio di parlare quando il commissario ha detto potete andare? Alberto Saporito ha dichiarato che il fatto del delitto sarei sognato. E che vuoi dire con questo? Che ti credo capace di tutto. Anche aver assassinato Anella Mitra? Sì. E perché non mi dici tu dove sei stato 2 notti fa? Che ti sei bisogno di aria, sole e tornassero tu dopo mezzanotte? Dove mi è parso e piaciuto? Di tutto che ti chiedo capace, le amiche che tiene, la gente che fra... Basta! No, non basta, il sospetto è troppo forte, non posso tenermelo dentro. L'accusa di donna Alberto è fondata. Uno della nostra famiglia è ucciso, non puoi essere che tu. Mamma! No, e come può pensare una cosa che sta? Sospetti niente meno di tuo fratello. Sì. Evviva! Evviva! Ma davvero, andiamo fuori da me! Evviva le mamma, ma non ci vai! Sei Carluccio? Sono Carluccio. Sei Carluccio? Sì, sono Carluccio. Che è successo? Carluccio. Vabbè. Carluccio, qua sembra che il fatto non me lo sono sognato. Vabbè. Il delitto è stato commesso veramente. Vabbè. Sì, perché si accusano l'uno con l'altro. E quando io dico che i documenti non ce li ho, non mi credono, capito? Vabbè, aspetta, ma tu hai i documenti? E tieni, no? Non lo so, Carluccio, non lo so. Io non so nemmeno se sto sognando adesso che sto sveglio. O ero sveglio quando dormivo e mi sognavo il fatto. Duravo, perché duravo. Non voglio vedere, no, ma adesso non lo so. Non voglio vedere nessuno. Voglio... Ehi, è la parola. Chi è? Luiso, Michele, aprite. Ah, è Michele. O faccio tra sì. Eccolo là, Michele porta notizie. Michele, logico, lo devi fare entrare. Entra, spiega, è vieto. Si stanno vicino a mamma. No, no, entrate, signor. Qua c'è la voglia di amica, la parlate pure, vengo. Me l'hanno ucciso mio marito, povera Agnello. Ma come, adesso stava così bene. La cura che gli aveva dato il dottore l'aveva rimessa a posto completamente. Si era ingrassato. Nel tuo petto ci sono le ultime due pulite che non si è arrivata a pigliare. E a 3 giorni fa non ho avuto più notizie. Me l'hanno ucciso. No, siete... Schifosi delinquenti. Sedetemi, signora. Non permettete la vigliaccheria di non presentare i documenti. Oh, allora. Che ha commesso il delitto deve essere punito. Se vi rifiutate diventate complici pure voi. Vabbè, cacce i documenti, non ti mettere ma un nettente i documenti. Ma che cacce fa faccia la compa? Avevo trovato la camicia sparca di sangue. E se c'è hit tu? Oh, dice che stiamo punti. E c'ho chi va dice, scusa. Almeno datemi la scarpa. Guarda, la scarpa. Ma qua scarpe, non tengo scarpe, non tengo calzettino. Non tengo niente. Signora, credetemi. Ha picciato un biancolo verde, ma trovo che se sei un currimo per il farmacino, va bene, va. Ma caparelli, Sinico, Sinico, che vi sentite? Sinico, rispondete. Sinico. 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 Alberto. Oh. Alberto, Sinico è morto. È morto? È morto, sai, per avere. Anche, a me mi fa impressione. Mi dispiace, ma mi dispiace veramente. Quanto è bella! Mi pare un santo, mi pare! A me, ma picciano! Cioè, sì. No, anche in tutto il palazzo stanno riparando la linea. Sì, e quelli qua non vengono mai soli. Agnello, è permesso? Una buona vicina è sempre una benedizione del Signore. Ma ne trase, bella mia, vieni, guardate. Vieni, metti qua, vieni. Guardate qua. Queste le fabbrico io. Guardate, don Alberto, guardate che luce, che luce. Avete visto che luce? Ah, com'è bella
La luce? Agnello mio, la luce. Questa è la fine del mondo. Questo è il giudizio universale. Ma si sta commettendo il giudizio universale e noi non ce ne rendiamo conto. Ecco perché ci fanno meraviglie certe angustie, certe sciagure che succedono. Ma io mi vergogno di appartenere al genere umano, ma per carità, ma io pure se sono una scimmia, un pappagallo. Ma è naturale, perché la scimmia, il pappagallo, dico, un pappagallo parla, non sa quello che dice, è compatibile. Ma tu capisci, noi abbiamo avuto il dono, la parola per poterci esprimere. Ma tu capisci dove arriva la malvagità, la cattiveria, la malvagità umana? Io ve l'ho detto per farvi stare in guardia e per farvi difendere. Ma l'hai sentito proprio tu? Con queste orecchie che fanno te la mente far cadere fracce, signor Giovanni. Ieri sera questa persona è venuta a parlare con Don Carluccio per suo fratello più di un'ora e mezza. Io dal casotto sentivo tutto. Ho sentito dire a vostro fratello, precisamente, ho incontrato il brigadiere, è stato spiccato in mandato di cattura e Don Alberto non è stato in giornata. Sì, siete d'accordo sulla cifra, prima di sera mandate il carretto, caricamo a Rob, eccetera. Ma tu capisci, tuo fratello, il sangue tuo, che aspetti che ti arrestano per se venire queste quattro scartapelle, quattro seggi scassate. Ma vabbè, l'uomo è che arriva, no? Vai scena, Naro, non guarda neanche al proprio sangue. Mi dispiace per voi, Don Alberto, ma pure qua nel palazzo è una voce. Don Alberto è una brava persona, ma un frate è troppo fatto mio. Quando lo saluto, guarda, fanno piacere a voi, poi va a chiesa, ma... Ma facci tu piacere, va a chiesa, che lo posso accire perché vai in chiesa, quello va. Ma le cattive azioni, poi si pente, si confessa, danno la soluzione a cui giro qua, però da volte, ma stavolta è finita. Stavolta è giusto, prima una faccenda mia, poi parla a me e te. No, con piacere, a me non mi nominate, no. Anzi, mo me ne scende. A proposito, vabbè, volevo dire, che faccio? Mezzo portone lo chiudo. Ok, fammi capire una cosa, non l'hai chiuso ancora. Veramente no. Lo devi chiudere, ma che è morto qua? Scusa. No, sapete, siccome zio Nicola abbia portato a pronto soccorso, là è morto. Ho capito, ma qua abitavo però. Sapete, questo è il signore Ferrari, sta al primo piano. Ha detto, amica, tu sai, mia mamma con me. E la signora ti ha un cuore che è una schifezza. Passa, per un mezzo portone chiuso. E va lungo lungo in terra. Che faccio, lo chiudo? Ora che sta responsabilità. Capace che muore pure la signorina De Ferrari. Se va a fare una cosa, arabo, fa entrare aria pura, spalanca, aria pura. Sì, ma tanto quello, zio Nicola, era superiore a queste cose. Non capisci. Non capisco come la pensava e che stomaco che ha avuto tanti anni senza dire più una parola, tu capisci? Chi le dici ma che parla a fa? Ma che parla a fa? È inutile. È inutile, mo la ci portano un bello mazzicaro. No, guarda fa con sti fiori. Opere di bene, quelle sì. Che sono sti fiori? No, un momento. No, scusate, non dovete bussare. Si tratta di una questione di 10 minuti, poi vi vengo ad aprire io. Chiudete, avete chiuso il buono. Ho chiuso bene, ma che? Devi partire. Ma le licenziate, se non facevo l'ordine l'avrei fatto io. Ma che? Assente, che vedi? Non stai sbattuto. Che è successo? Io mi vorrei raccontare tutto cose, ma per carità, non mi dovete nominare, non mi nominate che skill, sono capace di non venire a Pio, penso che mi fanno la pelle. Sì, ti fanno la pelle, ne marito. Ma perché? Che è stato? Che hai sentito? Vi ricordate ieri sera quando mancava Lucio? Donna Rosa portava il cannella? Ma... Succedette una cosa pazza. Don Pasquale letto uno schiaffo a moglie, la signorina Elvira letto uno svenimento, Donna Rosa piangeva. Sei stato tu, no tu, è stato Luigino, non so niente. Donna Albe, l'inferno. Posso vedere che avete una fapace, si mettete un tutto quanto a chiagna. Poi sentite, qua nessuno vuole confessare, ho capito no che donna Betta tiene i documenti. Io la stanzetta mi sentivo tutto cosa. Ah, e che hai sentito? In poche parole, vi vogliono uccidere.
Sì, perché siccome voi tenete i documenti, l'unico modo per salvarlo voi avete a morire. Ah, ecco, io devo morire, non capito. Ma se devo, l'hanno detto proprio chiaramente. Ecco, se ho potuto capire. Praticamente vi vogliono portare a fare una gita in campagna e là certamente fanno una bella. Non fanno una bella, l'hanno trovato pure, l'hanno trovato. Oh, fanno, donna bella, oh, fanno. Chil, Don Pasquale diceva, dopo pranzo, lo porto con me a fare una bella scampagnata in campagna. Quando vedo che stiamo solo, solo. E poi non ha già capito. E che stavo a capire? Lo so che stiamo da giù pezzo. O signorino Luigi diceva, no, lo portiamo a fare una gita a barca, in mare. No signore, diceva Donna Rosa, no signore, ci pensi, che vuol dire? Beh, che vuol dire? Vuol dire che mi vengono ad invitare, non so, così io mi convinco e do i documenti a loro. Questo è. Ma voi siete pazzi. E perché mi hanno licenziato? Perché vanno portare a fare una gita in campagna? Perché parlavano zitto zitto? Che può fare, Maria? Tu vuoi pigliare? Non ti preoccupare, va, vuol dire che se mi vengono ad invitare io ci vado volentieri. Ma vi siete pazzi, voi una vita scappata, fui. Oh, se no facete da restare e tenete i documenti, presentatelo. Sì. Sì, voi tenete i documenti. E allora che aspettate? Aspetta che mi vengano ad invitare per portarmi in campagna con loro. Io ve l'ho detto per scoprire le coscienze, poi regolate voi come volete voi. E io ti ringrazio, va. Stante poco. E voi non ve ne scappate? Io tengo i documenti, me ne scappo, ne Maria. Ve l'ho detto per scoprire le coscienze. Ecco, la valigia. Stante poco. Che le camo, stavo veramente antipatica alla Donna Rosa. Uè, che la mattina non mi faceva dormire, lo sa. Ah, portala sulla pelle. Ah, così se... se mi vengono ad invitare non avranno nemmeno il fastidio di bussare alla porta. Io non mi facevo così coraggioso, sapete? Uè, e io sono coraggioso. A me non è così, mi piace. Ah, sì? E va. Va bene. Ma che caro non ci sta nessuno. Don Alberto? Ehi, Don Alberto, buongiorno. Aspito, come stiamo elegante. Elegante, non si è mai. Ho voluto rompere la iettatura, ecco qua. Capito. Voi permettete? Oh, no, grazie. È casa vostra. Ah, ehi. Ieri sera, poi, dopo tutto quella collera e quel veleno che ci prendete, dopo un'altra litigata, vedete, per battere la mano sul tavolo, mi si è gonfiata tutta qua. Sapete com'è? Dopo il temporale viene il sereno. A Sodam che era un fatto tutto campato in aria, ma voi, andate a fare quel sogno. Oh, finalmente! Vi siete convinti che si è trattato di un sogno? Ma certamente. Poi ieri sera un po' stanchezza, un po' che si accumula e si accumula. E si capisce che viene un momento che si curano all'occhio, e quando si curano all'occhio non si vede niente più. E beh, stamattina mi sono alzato, ma ci chiamate la famiglia, che è la povera sora mia, che non vedo mai luce di libertà. Povera Donna Rosa, povera Donna Rosa. E gente, sapete che c'è di noi? Vestiti, perché ci andiamo a mangiare in campagna. Oh, solo c'è stato. Che è una bella giornata, vi divertite. Buona scampagnata. Che povero Sì Nicolo, poi. Se l'hanno portato. Ma già se l'hanno portato? Ci ha voluto lasciare. Sì, no, effettivamente, Killer... soccurtarne perché lui qua non era morto. Quando Galluccio chiamava pronto soccorso, soccurtarne, e poi là è morto. Grande la brava persona. Quello là, mo capisco. Mo capisco come la pensava e che persona che era quello là. Sant'Anna senza dire neanche più una parola. Parlava solo che i fuoco, che? Sì, e io capivo tutto. Ah. Lui parlava solo con me. Vabbè, mi sta venendo idea. Ma voi avete bisogno di svagarvi, di starvi un po'. Ma perché non venite con noi? Ci andiamo dopo Pozzuola, a Bacoli. Oggi non fa l'ombra del freddo. Dopo mangiato ci facciamo una bella passeggiata in barca, io e voi. Soli. Ma ci mette un bagnello, facciamo. Proprio, ma ci ha contato fatto che mi fa schiattare il rasato. E voi è contato buono il barzelletto. Ma già fa schiattare.
Anzi, fate così. Noi mo ce ne scendiamo. Vi aspettiamo alla riviera, all'angolo di San Pasquale, perché se vi vedono scendere con noi, sguardo, ah, oh sì, è morto, che si fa divertire. Sapete com'è fatta la gente? È fatta male. La gente è fatta molto male. E allora che fate? Venite. Non posso mai rifiutare un invito che mi arriva così cordialmente da voi. Soltanto mi dovete perdonare di una cosa. Dato le circostanze, non mi cambio d'abito, vengo come mi trovo. Ma è andato l'ora, ma chi vede la cuta? Danno al bene. Allora, io sono pronta, andiamo? Papà, scendiamo. Non fa l'ombra del freddo. Andiamo, scendiamo. Sotto braccio, Così facciamo i fidanzati. Ah, allora vi do un'altra buona notizia. Don Alberto viene con noi. Ah, bravo. Allora lascia zia Rosa e mi piglia Don Alberto. Lo sfizio me lo voglio togliere io. Lo sfizio solo a me lo pago tutto quanto. Andiamo, scendiamo. Andiamo, andiamo. Ah. Don Alberto, non dite a nessuno che venite con noi. Oh, e a chi lo devo dire? Ma non per noi, ma per voi. Ah, non lo dite nemmeno a vostro fratello? A mio fratello specialmente. A mio fratello dico che ho bisogno di distrarmi, che non voglio vedere gente. Bravo, proprio così. Ah, allora bene, io aspettavo. Ci ho visto l'avanzamento. Non mi preoccupate, impazzirmi. Se non vedete... Da 10 minuti mi troverete all'angolo di San Pasquale a Chiara. Se non vedete vengo a prendere io, Non vi preoccupate, non c'è alcun pericolo. Io fra 10 minuti sto là. Allora io posso. Andiamo. Che c'è? Buongiorno, Don Aron. E che c'è sta? La riunione ci sta, Siamo venuti a salutare la donna Alberto. Ce ne andiamo in campagna. Bravo. Chi è su giovanotto? E chi su qua è? Un compagno mio? Sì, si è contrastato con la fidanzata. E allora ho detto, sale, poi portassi che le incontri. Pigliate che sta sei, cioè io a sette. Poi ti faccio io un poco di compagnia. Poi quando sei sicuro che la fidanzata se ne è andata, tu te ne scegli. Hai capito? Sì, così fa. Ce ne amma. Andiamoci. Vabbè, è successo quella cosa che vi dissi io. Siccome non abbiamo trovato Anilo Mitra, è stato spiccato, mandato di cattura e mi siete venuti ad arrestare. Precisamente. Adesso sa, e no ti vengono al pettine, brigati. E quando si sbaglia bisogna pagare. Ed è giusto. Soltanto 10 minuti mi dovete concedere quando è giusto un fatto di famiglia. Vabbè. Sono a posto. Vabbè. Sì, mi sembra m'arresto. Che fa? Vuoi mettere a posto che la situazione? È quasi situazione. La carta. Va, frato mio. E mo chi sa, raggio mio. Ma va, io non voglio essere in casa. Aspetta. I can. Adrevo in casa. Io mo afi, mi dice me. Allora, mi raccomando qua, fai conto che sei sia rinde e tua foto. Non lo so, meno male che c'è stato. Eccomi qua, brigadino. Sono a voi. Soltanto mi dovete perdonare. Sapete com'è? Qua l'azienda è piccola, la guidiamo in due. Già il Dio sa come vanno le fatte a rotto di collo. Insomma, che potrei fare per sfuggire, insomma, per uscirne, per sfuggire, ecco, sì, per sfuggire. No, guardate, sfuggire non potete. O aspettate con santa pazienza l'esaurimento delle indagini del carcere preventivo, o cacciate i documenti che diceste di avere nelle mani e sarete liberi. Ah, ecco, sì, i documenti. Vabbè, ma io i documenti li tengo adesso. Gesù, donna, e a chi aspettate? Aspettavo questo momento con un'ansia che non mi potete credere.
aspettavo, scusate, perché aspettavo questo momento per dire in faccia a questi signori di quale crimine si sono macchiati e che giorno per giorno si macchiano. Assassini siete. Assassini. Siete assassini. Assassini. E ve lo dimostro subito. Venite, venite da questa parte, vi ho detto, si tratta di una questione di 10 minuti. Ecco qua, questa è Aniello Amitrano con la sua signora. Aniello Amitrano? Sì signore, brigadier, sono io, questa è la mia cartellina. E dove siete stati? Sono stato a casetta da una mia zia, appena sono arrivato mi è venuta la febbre a 40. Ho chiesto alla zia, non far sapere niente a mia moglie, se no si spaventa, noi già stava minuto. Poi è capitato che mi sono contrastato altre volte con mia moglie e non sono rincasato per un paio di notti. Se non veniva il portiere a dirmi il fatto, io non ci avrei proprio pensato. Beh, però non vabbè, comunque voi venite con me. Anzi, se viene con noi anche il signor Amitrano, è meglio. Ma si tratta di una semplice formalità. Una cosa che una persona che tornerete a casa. Sono pronto. Così torneremo la stima anche ai signori Scimaruta. E questo mi ha posto dare. E scusate, non avevo detto delle cose enormi. Dal fatto che Aniello Amitrano sta qua, viva. Ma voi poco fa avete detto al brigadiere, i documenti ce l'ho per dimostrarvi di quale crimine sono macchiati questi assassini. Ma assassini di chi ce lo volete dire? Beh, è naturale. E allora che succede? Uno prima parla, poi che fa? Si mangia la parola. No, è logico, così così, però... Dovete avere un attimo due minuti di pazienza quando si stanno un fatto di famiglia e sono a voi. Prego, allora, prego, fate... No, ma si tratta di 5 minuti. Allora, se non hai capito lo spiego, allora. Se non hai capito lo spiego, nada. Questa la possiamo stracciare. Capataccio, voi ve ne potete scendere sicuro e tranquillo, perché tanto la fidanzata non la incontrerete. Voi non volete sapere perché siete assassini. Ma io sono bravo, che parlo a fare? Parlo inutilmente, che se voi lo fate il sinico. In mezzo a voi probabilmente ci sono io pure. E non me ne rendo conto. Avete sospettato l'uno dell'altro. O marito anche, amghiere lo marito. O frate la sola lo frate, la zina un puto la zina. Cioè, io vi ho accusato e voi non vi siete ribellati, l'avete creduto possibile. Un assassino, l'avete messo nelle cose probabili, normali di tutti i giorni. Il delitto nel bilancio di famiglia. Che cosa abbiamo assassinato? La stima. La stima, Don Bacione. La stima che ci mette a posto con la nostra coscienza, che ci dà la possibilità di guardarci dentro e dire sì, è così. Quella stima che ci dà quella fiducia scambievole, la serenità, la possibilità di potersi guardare negli occhi. Don Bascua, senza la stima si poteva arrivare al delitto, ma ci stavamo arrivando. Don Bascua, pure la cammariera la sospettata di voi. Ha passeggiato in barca. Donna Rosa, ci penso io. Lo spizio me lo voglio togliere io. No, ci vediamo un poco per ora. Allora come si fa a campare in queste condizioni? Don Pasqua, credetemi, non so, va avanti. Zinico! Zinico, avevi ragione tu. Parlare è inutile. Non
è niente, cioè, insomma, che parlammo a fare? So tu che hai campato tanti anni, tu che sapevi tante cose, fammi la carità, dammi tu un consiglio, ma. Dimmi tu come mi devo regolare, ma. So, parlami tu, parla! Parla una volta chiaro, Zinico, parla chiaro. Scusate, avete sentito sparare da lontano? No. Brigadier Michele, scusa, hanno sparato da lontano, hai intiso? No. Don Pasquale, donna, scusate, hanno sparato da lontano, non avete saputo dire? No. Ha parlato. Si voleva spiegare, si è spiegato. E io non ho capito. Ci possiamo capire più, Non si capisce. Scusate, brigadiere. Vi dispiace se rimandiamo questa, come hai detto, formalità a più tardi. Va bene, verrò a prendere nel pomeriggio. Va bene, ammitrato, ci vediamo nel pomeriggio. No, sicuramente. Scusate. Don Pasquale, scusate. Prego. Pomeriggio. Non preoccupate. Tutte le spiegazioni che volete. No, ma io non mi sogno mai niente, perché la sera mi corrigo talmente il sangue che sono idioso. Ragazzo sì, come, nel ragazzo c'è un sacco di sogni, ma sogni belli, sogni che mi facevano venire voglia di andare a lavorare, di cantare, di ballare, sogni talmente belli che mi facevano, che sembravano spettacoli di operette di teatro, e addirittura quando mi svegliavo, io facevo il possibile per addormentarmi un'altra volta per vedere il sogno come andava a finire, ma allora era un'altra cosa. Basta, me ne vado, non è bello. A proposito, non è bello, volevo dire, il mezzo portone l'ho chiuso, perché il signorino Ferraris ha detto che la mamma non esce, e sta poco bene. Stato a bordo, non è bello. No.
Arianna Carozza! Mario Ferrario! Livia Quintavaglia! Mattia Semino! Francesco Quartieri! Amelia Aletta! Domenico Carozza! Saria Clemente, Marco Crispo, Lucio Tedesco, Lorenzo Sparato, Filippo Castroianni, Giovanni Zettega, Domenico Valdiero. Con le voci di dentro, 5 minuti abbiamo finito, con le voci di dentro noi abbiamo chiuso una trilogia che venne inaugurata con Napoli Milionari. Per chi ha seguito tutti e tre gli spettacoli, cioè Napoli Milionaria, Filumena Marturano, le voci di dentro, questa trilogia, queste tre commedie di Edoardo le scrisse, una nel 44, una nel 46 e un'altra nel 48, l'ultima che avete visto, le voci di dentro. Mentre Napoli Milionaria chiudeva con uno speranzoso a da passare la nottata, Filumena Marturano invece si lanciava una critica al governo, all'adozione, ai figli, al divorzio, al riconoscimento legittimo dei figli, le voci di dentro Edoardo lancia una critica amara alla società. E purtroppo possiamo dire che siamo ancora vittime di un dopoguerra morale. Ancora purtroppo oggi molte persone non hanno più stima né di se stesse, non hanno più stima di chi hanno al loro fianco, non hanno più fiducia. E questo è quello che ci ha voluto raccontare questa commedia, anche con quella comicità superficiale. Ringraziare è doveroso il trucco di Maria Palmiero, il parrucco Pamela D'Aiello, suggeritrice Dalia D'Aiello, tecnico audio e luci Daniela Merenda, hostess di sala Sara Pascarella, consiglia Cianci di San di Siena, montatori di scena Giovanni D'Angelo e Francesco Fusco, giusto. Il trasporto di, a cura di Pasquale Del Prete. Ringraziare i due tecnici Gennaro e Massimo, e le musiche originali scritte da Domenico Angelino. Poi è doveroso ringraziare una persona che anche stavolta ci è stata vicino, ci ha dato dei suggerimenti ed è stato un po' il pubblico dell'anteprima, Pasquale Brasilio. Doveroso ringraziare anche gli sponsor della serata, che sono Autotrasporti Cerbone, Sartoria Pisano di Caivano, Caffetteria Caruso di Caivano, Masseria 40 di San Marco Evangelista, Masseria 40 di San Marco Evangelista, ragazzi aiutatemi, sì, Macelleria Lanna di Caivano. E
Vabbè, scusate se ce ne dimentichiamo qualcuno. Abbiamo finito, grazie per essere intervenuti stasera e speriamo che ve ne andiate a casa avendo passato sì una bella serata di teatro, ma innanzitutto avendo portato a casa, insomma, avendo vissuto un insegnamento, una morale, e questo è il compito del teatro. È doveroso ringraziare una persona che si è occupata dell'organizzazione, ecco chi non veniva in mente, dell'organizzazione della serata, e cioè Alfonso Ratto. Le scenografie progettate e realizzate dal Liceo Artistico San Leucio, dalla sezione di scenografia. Ringraziare Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tutti, grazie.